Salve a tutti! Il video di oggi può essere intitolato Come affrontare la recessione e gli strumenti mentali che ci vogliono per affrontare le situazioni che ci vengono di fronte. Ora, sappiamo tutti, e non possiamo nascondercelo, che la situazione economica attuale condurrà certamente a una recessione. Mi spiace dirlo, però tutti i giornali, tutte le cose che potete leggere lo confermano, tutti gli istituti che fanno delle analisi, non c'è una voce contraria. E molta gente comincia a preoccuparsi, dice che significa? Beh, diciamo prima di tutto che l'economia è un sistema di vasi comunicanti e quindi non è detto che uno debba per forza perdere, nel senso che se per una persona che perde, ce ne può essere una che guadagna. Guadagna rispetto agli altri ovviamente, perché magari la ricchezza totale scende, però dobbiamo renderci conto che la ricchezza è sempre relativa all'insieme delle persone che stanno attorno, perché i beni e tutto il resto viene calcolato sull'insieme delle persone, quindi i prezzi si vanno ad adattare in una certa maniera. Quindi, in poche parole, noi possiamo comunque sempre trovarci dal lato positivo. Ma come fare? In questo video vi voglio parlare dei tre elementi fondamentali sui quali voi dovete operare. Questi tre elementi possiamo chiamarli personalità, chi siete, i vostri tool, le vostre capacità, le vostre cose, questa è la personalità, questo è il primo elemento. Il secondo possiamo chiamarlo resilienza o anche centralità o anche saper essere voi stessi. Cosa significa? Non basta solo avere tante abilità, non basta solo volere delle cose, bisogna sotto un certo punto di vista conoscere anche il proprio centro, il proprio punto di partenza. Come nelle arti marziali, non basta sapere il movimento, bisogna anche tornare nella posizione centrale, la posizione di partenza. Terzo elemento importante, creatività. Creatività significa idee. Perché? Perché ogni nuova situazione, proprio per la definizione di questa parola nuovo, richiede nuove idee. Quindi l'elemento che voi dovete essere in grado di fare è trovare nuove idee. L'esercizio che vi faccio fare adesso, un esercizio molto semplice, è un esercizio che vi può aiutare in quest'ottica e vi può permettere di vedere differentemente le cose di fronte a voi nel futuro. Ma soprattutto, al di là dell'esercizio, è importante che capiate i concetti, perché questi concetti che vi ho detto, se li tenete presenti, vi fanno capire che comunque potete sempre stare in una posizione positiva. Questo è coaching particolare. L'esercizio che vedremo adesso è per trovare nuove idee. Per fare questo vi chiedo di utilizzare una luce, faremo un esercizio quantistico. Da prima, per trovare nuove idee è importante pensare che ci siano. Allora, mettetevi uno stato d'animo positivo. Tipo vi potete mettere a pensare, chissà quante possibilità ho di fare questo, chissà in quante maniere diverse posso vedere questo, che io in questo momento manco penso. Quindi formulatevela in questa maniera. Dovete mettervi una posizione del pensare che ci sono le cose che non conoscete. Successivamente vi metterete di fronte a una lampadina. Questa lampadina deve essere sui 75 watt o anche 100 watt, 1,5 metri a 3 metri di distanza. La osserverete pensando sinceramente a questo. Chissà quante possibilità ci sono, che io in questo momento manco immagino. Chissà quante possibilità ci sono, nuove idee, nuove cose, che io in questo momento manco so. E poi chiuderete gli occhi. Dopo un 20 secondi che guarderete questa luce e osserverete solo la traccia luminosa. Lasciate passare un po' di tempo finché la traccia luminosa non scomparirà. A quel punto, senza ancora aprire gli occhi, pensate a tutte le idee che vi vengono nella mente. Lasciatele uscire. Anche se non ve ne viene nessuna, non preoccupatevi. Dite
anche le cose che vi sembrano già ovvie, perché magari potranno prendere un twist differente, perché l'esercizio potrà essere ripetuto. Lo spiegherò poi in un altro video come fare. In ogni caso avrete dato una spinta alla vostra mente, perché è provato che la luce ha un effetto sul cervello, quindi dà un effetto di come dare le vitamine, di magnitudine al cervello, e quindi stimola il trovare nuove risposte, stimola il trovare nuove soluzioni. Questo è un primo esercizio molto utile per la creatività. Ve ne darò altri le prossime volte. Vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.